E ora a tutti raga, benvenuti in un nuovo video, sono il vostro Lele Colli. Prima di iniziare con questa nuova leggenda metropolitana, voglio fare una domanda a voi. Quanti di voi lasciano il proprio bambino appena nato a una babysitter? Per uscire una sera insieme da soli, in intimità, senza scocciature. Quanti di voi lasciano i bambini alla babysitter? Tanti o pochi, per non buttare soldi o per stare tranquilli? Chi lo sa? Adesso andiamo a raccontare questa storia leggenda metropolitana horror. Via con il racconto. Una sera marito e moglie decidono di uscire per andare a vedere uno spettacolo a teatro. Telefonando alla loro babysitter abituale, ma con rammarico scoprono che la ragazza ha un impegno e non potrà andare ad occuparsi del loro bambino, che ha pressappoco un anno di età. Per non rinunciare all'evento, un'agenzia si fa mandare così. Chiamano un'agenzia apposta e si fanno mandare un'altra ragazza. I due escono lasciando la giovane, spesso una straniera, con il piccolino. Durante lo spettacolo però cosa succede? Avviene però un imprevisto. La madre si sente male, molto male, sente di dover andare a casa, di correre a tutta birra a casa. Il padre si arrabbia perché è da molto tempo che non escono insieme da soli. Da quando hanno avuto il figlio, ma di fronte all'esistenza della donna è costretto a riaccompagnare a casa. Non appena arrivano in casa, la moglie, spinta da uno inspiegabile istinto, si precipita in cucina e lì trova il babysitter che, dopo aver disposto il bambino su un piatto con dei rosmarino e altri aromi, lo sta per mettere nel forno, per infornarlo, per cuocerlo a puntino. Stava per cucinare, cioè la babysitter stava per cucinare il bambino. Quanto si dice l'istinto materno, Ma di questa leggenda metropolitana esistono infinità di versioni e varianti, provenienti da ogni capo del mondo, Italia compresa. Una di queste è la madre del piccolo. Durante una serata riceve una serie di strane telefonate dalla babysitter. La giovane domanda dove si trova prima il sale, poi il rosmarino, poi gli altri ingredienti, e la madre, insospettita e angosciata, convince il marito a riportare la moglie a casa in tempo. Per scoprire che i terribili intenti cannibalismo dei cannibali della bambinaia e salvare il proprio figlio è appena in tempo. Però ci sono altre versioni, che a metà dello spettacolo la mamma del bambino telefona a casa per sapere se è tutto a posto, ma a seconda delle varianti o non c'è nessuno a rispondere dall'altra parte della cornetta del telefono, oppure la babysitter le dice di aver già preparato il capretto ed essere pronta a infilarlo nel forno. Anche qui insospettita la donna si precipita a casa e riesce a impedire che il figlio venga cucinato, messo nel forno e cucinato. Però ci sono varianti, leggende esistono per questo, che non ha, in qualche versione non arriva purtroppo a lieto fine, che la babysitter in realtà è una strega cattiva, che riesce a fare strage dei bambini che le sono stati affidati e poi scomparire nel nulla, senza lasciare più traccia di lei, lasciando la disperazione ai genitori. E questa era la storia Babysitter Cannibale. In conclusione,
Se vuoi, tu che mi stai guardando, hai un bambino piccolo appena nato e vuoi uscire per stare da solo col tuo marito o fare una passeggiata per fare qualche shopping o non ti vuoi portare dietro il bambino, fai sempre occhio quale babysitter lasciate il vostro bambino, perché può essere una strega che ti mangia il bambino, una cannibale che una volta che è da solo col bambino lo prepara in un piatto e lo cuoce a puntino dentro il forno. Una volta che ce l'hai mangiato, lei, il babysitter cannibale, sparisce dal nulla. Quindi fate occhio a chi lasciate il vostro bambino, a quale babysitter lascerete il vostro bambino. Boh, il video è finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi le vostre opinioni nei commenti qua sotto. Come sempre trovate il link in descrizione, nell'info box, Facebook, Twitter, Instagram e Musical.ly. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bye guys, usate le colle, ciao e alla prossima.